Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Due medici della comunità assistenziale di Jesolo sono stati aggrediti nella notte di sabato 4 maggio durante il turno della guardia medica in via Levantina. In base a quanto ricostruito dalle due vittime, un uomo di 36 anni addetto al servizio di manutenzione all'interno dello stesso ospedale avrebbe dapprima iniziato a sgommare e suonare più volte il clacson davanti all'edificio. Poi si sarebbe scagliato verso le porte dei bagni dove uno dei due medici si era nel frattempo rifugiato, minacciandolo. Dopodiché si sarebbe diretto al pronto soccorso, creando grande scompiglio, ed è lì che le forze dell'ordine lo hanno bloccato. Dopo essere stato portato in commissariato, l'uomo sarebbe stato successivamente rilasciato. Lo riporta la stampa locale. Cambiamo argomento. Le sigle sindacali hanno comunicato la propria adesione allo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dei trasporti, dichiarato per oggi lunedì 6 maggio, al quale conseguentemente potrebbe aderire il personale della società ACTV. Lo sciopero potrà quindi interessare i servizi di navigazione, automobilistici, tranviari. Tra le motivazioni dello sciopero, le richieste di aumento salariale di 300 euro, di riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida del nastro lavorativo per gli autisti e del adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di trasporto pubblico locale. Undicesima giornata del contributo di accesso a Venezia. Per la giornata di ieri si sono registrati 12.250 paganti, in calo rispetto al dato del giorno prima ed anche alla scorsa domenica. I codici emessi per gli esenti ospiti in strutture ricettive sono poco più di 50.000 che non sono tenuti al pagamento perché versano già la tassa di soggiorno. Richieste di esenzione per altri motivi a quota 1.304 e gite scolastiche 262. I controlli svolti hanno verificato in totale 13.211 QR code senza rilevare particolari criticità. Dopo le prime 11 giornate continuative, il contributo d'accesso riprenderà dal prossimo weekend dell'11 e del 12 maggio. Ultima pagina, parliamo di sport. A maggio il grande ciclismo è protagonista a Milano, che si vestirà di rosa per una serie di eventi che festeggeranno il passaggio della tappa numero 18 del Giro d'Italia, fiera di Primiero, Padova, giovedì 23 maggio, che transiterà per Piazza Martiri, Scaltenigo e Ballò. Per preparare questi eventi sportivi e accoglierli nel migliore dei modi, come detto, sono stati organizzati diversi appuntamenti. Tra questi, due mostre, due presentazioni di libri e una pedalata aperta a tutti. Potete leggere il programma nel nostro sito notizieplus.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.